Buongiorno a tutti. Oggi è sabato 23 marzo 2019. Sono con l'amico Massimiliano e ci troviamo nella Val Savarans, nel Parco Nazionale del Gran Paradiso, e ci stiamo inoltrando al rifugio Vittorio Emanuele II. Abbiamo proseguito per la strada provinciale, mi sembra, o regionale, la numero 23 mi sembra. Comunque si arriva con la macchina fino alla fine della strada, a una frazione che si chiama Ponte, e da lì incomincia il sentiero ben segnalato da cartelli di legno, per poi trasformarsi in cartelli gialli col sentiero numero 1. Giornata fantastica, non c'è una nuvola. Arrivati al rifugio Vittorio Emanuele II, 2770 metri circa, e abbiamo impiegato 2 ore e 35, 2 ore e 40. Un piccolo consiglio che posso dare è di portarsi dietro comunque dei ramponcini da ghiaccio, perché in alcuni tratti del bosco in questo periodo occorre averli, perché ci sono delle zone esposte. Anche se il sentiero è battuto bene con le tracce degli sci e degli scarponi, ma per sicurezza sarebbe bene averli dietro. Com'è? Ottimo, ottimo. Alla grande. Alla
siamo nella fase di rientro, mancheranno una ventina di minuti alla macchina. A scendere ci abbiamo messo circa 2 ore perché comunque la neve è diventata molle. Come sempre, se vi è piaciuto il video mettete un like, iscrivetevi al mio canale e attivate la campanellina per ricevere le notifiche. Soltanto una cosa, ci sono 2 tratti esposti nel sentiero appena uscendo dal bosco dove bisogna fare molta attenzione. È consigliato portare almeno i ramponcini da ghiaccio e fare molta attenzione perché non ci sono riparazioni o cordici e rischio di fare un bel volo. Quindi alla prossima e grazie per la visione. Ciao!